somigliando qualcosa che in Italia non è albero. In tedesco è il Baum al femminile, in tante lingue della terra femminile. E io trovo molto più appropriato il nome dato alle albere, che sia qualcosa di femminile, perché le albere danno frutti. Solo qualcosa di femminile, perché le albere danno frutti. Solo qualcosa di femminile da frutti. Semplicemente perché, e ho voluto sottolineare nel termine da più di 30 anni che porto avanti, l'unica parola che ho cambiato di vocabolario, molti se ne accorgono, ma è l'unica parola che ho cambiato appositamente e consapevolmente per portare avanti questa cosa del femminile che normalmente viene poi nascosto, viene poi coperto, io l'ho fatto usando solo il cambiamento di una parola, di una semplice parola che è altra, però ha molto significato. Questo è uno dei miei. Il motivo del femminile, come vi ho detto prima, volevo scrivere qualcosa che parlasse del femminile, della dea madre, della dea terra, della natura, ma non potevo scriverlo, secondo me, questa è la mia opinione, da maschio. Perciò io ho impiegato durante la stesura del romanzo, che è durato, la prima stesura è durata circa 2 anni, tutti i giorni quando mi mettevo a scrivere ho cercato di andare, diciamo, dentro la mia parte femminile e scrivere dalla mia parte femminile, cercando di vedere le cose, il mondo, la vita, quello che stavo scrivendo, da un punto di vista femminile. Qualche volta anche mi sono messo anche, ma non paura, ma dicevo, oddio, ma non è che poi alla fine divento froscio, divento sbocchio, sto sempre andando a scorbugliare, no, non sono né omosessuale, non si rimane, però mi piacciono le donne, però questo esperimento che ho fatto nei 2 anni che ho scritto, che ho fatto la stesura del libro, mi ha arricchito tantissimo e continua ad arricchirmi, tra l'altro, una volta imparato ad andarci in quel mondo. Perché mi ha insegnato a vedere il mondo, tra l'altro, anche da un altro punto di vista, o da altri punti di vista, che è quello femminile, dentro di me, pur rimanendo maschio in un corpo maschile. Ed era molto importante per me, riparlando, come si parlava prima, di riequilibrare, io penso, e come me la penso di molti, che la nostra società, il nostro mondo, odierno soprattutto, ha molto a che fare con il maschile, c'è un grande disequilibrio tra maschile e femminile. E io penso che sia importante riportare equilibrio, cioè cercando di rinforzare di nuovo e di tirare su, diciamo, il potere femminile, il potere della terra, il potere della madre, il potere delle donne, il potere della natura, cercare di fare il possibile, non di eliminare l'altro uno per l'altro, ma di riequilibrare, semplicemente riequilibrare, perché con l'equilibrio c'è di nuovo, penso, l'armonia, con l'armonia c'è la salute.